il quadro normativo? Allora, io ritengo che il quadro normativo sia completo e ci terrei, prima di entrare nel vivo della risposta, se mi consente, anche di precisare una circostanza. L'assessore ha prima ricordato che i centri CAV del comune sono stati chiusi, però le associazioni hanno lavorato durante il lockdown e ci tengo a dire, ma non per spirito di appartenenza, ma perché noi crediamo nella rete antiviolenza, che il telefono rosa per esempio non si è mai fermato e noi abbiamo un telefono H24, quindi offriamo uno sportello e abbiamo offerto uno sportello anche nel tempo in cui i CAV sono stati chiusi e quindi abbiamo continuato a lavorare e offrire alle donne un supporto che è di tipo prima psicologico e poi legale. Noi effettuiamo dei percorsi di consapevolezza, perché soltanto con la consapevolezza si esce dalla violenza. Il codice rosso è stata una grande conquista, perché le donne si sono sentite di poter essere accolte e di essere protette, ma non sono le norme purtroppo che ci possono portare a superare il fenomeno. E la cultura, sono molto d'accordo con la collega Di Caprio, e il lavoro che si deve fare nelle scuole. E infatti le associazioni, noi per prime, lavoriamo moltissimo sui ragazzi, proviamo a portare dei contenuti di antiviolenza nelle scuole e scopriamo, con grande anche dolore, che purtroppo gli stereotipi di genere non sono affatto superati e che da quelli che si parte per poi attuare la condotta violenta. Naturalmente riuscire a superare il fenomeno, perché siamo tutti d'accordo che, sul fatto che sia ancora di profondo retaggio culturale, quindi lavorare per cambiare la mentalità, per cambiare la cultura, soprattutto nelle classi più giovani, oggi diventa importante per evitare i femminicidi del domani. Dottor Guida, naturalmente voi con il vostro lavoro costante incontrate tante donne che per l'appunto sul luogo vi chiedono aiuto, ma soprattutto loro che sono state vittime di abusi all'interno anche di relazioni malato, un impegno che vi vede in prima linea e costanti tutti i giorni dell'anno, tant'è vero che avviate spesso delle campagne di sensibilizzazione, tant'è vero che proprio lo scorso martedì c'è stato alla Federico II un momento di incontro per sensibilizzare gli studenti universitari al tema della violenza di genere. Stiamo parlando appunto con i nostri ospiti di un cambiamento culturale, ma i ragazzi possono essere loro, ecco, i figli, ma soprattutto il motore di tale cambiamento. Certamente sì. Mi fa piacere che lei abbia ricordato questo evento che abbiamo fatto al Policlinico del Federico II martedì, perché noi abbiamo inteso sensibilizzare tutto le matrici del primo anno di corsi di laurea delle professioni sanitarie di medicina, per due motivi. Innanzitutto perché, cogliendo gli spunti che sono venuti dalle precedenti relazioni, gli interventi di prima, sì, è chiaro che ormai bisogna agire sulla cultura e bisogna agire sulla formazione quanto più presto è possibile, ma in particolare agire anche su quelli che saranno i medici e i professionisti della sanità del futuro, gli infermieri, le ostetriche e qualunque altra professione sanitaria che noi prepariamo, per esempio nella Federico II. È importante far capire, nella duplice valenza di cittadini e di sanitari, in che modo bisogna ribadire con fermezza i principi del rispetto della donna, del rispetto di genere e soprattutto quanto non bisogna indulgere mai agli iniziali segnali di una possibile violenza, che non sempre, è opportuno sottolineare, non sempre una violenza sessuale vera e propria, che certamente è esecrabile e che giunge, sappiamo, a tanti femminicidi, ma che tante più volte oscuramente allinea nelle famiglie, nelle comunità, sotto forma di violenza verbale, di violenza psichica, di violenza, come ha detto prima anche l'avvocato, di violenza assistita, che sono tutti fenomeni gravissimi che vanno troncati sul nascere.
Sono fenomeni importanti, dottore. Io vorrei entrare proprio nel merito anche proprio del fenomeno della violenza, perché come, quando diciamo che effettivamente una giovane donna, una giovane ragazza abbia subito violenza, perché anche nel riconoscimento della stessa violenza in realtà bisogna operare una piccola rivoluzione, entrare più in profondità. Perché le dico questo, assessore? Perché per appunto sono molti casi che riguardano i giovani che hanno subito la violenza o hanno assistito a fenomeni di violenza, e sempre restando sui dati, ce n'è uno molto allarmante, o meglio, perché dati in realtà fa riferimento ad un sondaggio. Questo sondaggio ci dice che 3 adolescenti su 10 dichiarano di aver subito o assistito ad un episodio di violenza, ma il 74% degli adulti non prende in considerazione tali dichiarazioni. Allora, se c'è anche questa piccola confusione, vuol dire che innanzitutto c'è un conflitto generazionale che dovrebbe essere un attimino rivalutato, rivisto. Assolutamente sì, io sono d'accordo con tutti loro che sono intervenuti prima di me, è assolutamente una questione culturale. Io sto facendo tanti interventi nelle scuole, anche questa mattina ho incontrato il Labriola, ho incontrato i ragazzi del Mazzini, perché assolutamente attraverso loro e attraverso le informazioni necessarie che vanno dati a loro, seppure sono informazioni tristi e crude, ma vanno date, ed è importante soprattutto che ci si confronti con i ragazzi. I ragazzi devono anche confrontarsi tra di loro, e secondo me è molto importante anche che questa società, dei cui effetti oggi siamo tutti noi adulti responsabili, si renda conto del fatto che evidentemente nelle scuole si deve cominciare di nuovo, semmai si è fatto ed è stato fatto, a educare ai sentimenti, a educare alle relazioni. La scuola non può essere soltanto uno strumento di nozionistico, ma deve imparare davvero a farci accettare le differenze e le unicità. Urgono delle figure competenti, no? L'educazione, sì, ai sentimenti, sì, sin dalle scuole, presumo secondarie di primo grado, sì, per, sì, secondarie di primo grado, anche di secondo grado, ma io credo che di queste cose noi abbiamo fatto una campagna l'anno scorso addirittura nelle scuole inferiori, perché abbiamo fatto un concorso di idee tra le scuole proprio per scegliere la scuola che avrebbe individuato il nome del nostro CAB centrale, perché è bene che si parli purtroppo anche ai bambini. Bambini che, ecco, come diceva lei, sono abituati a vivere come normalità una situazione comunque di violenza anche psicologica o di qualunque genere, anche la più sottile, devono imparare a denunciare anche, ecco, dove? A scuola, agli insegnanti, ai loro amici, devono sapere che siamo tutti qui pronti e dobbiamo essere tutti delle sentinelle sul territorio per intervenire e per aiutare al momento opportuno, ecco, affinché non accadano quei drammi, no? Come ricordava anche l'avvocato Di Caprio, laddove si parla delle donne, dei femminicidi, ma in realtà abbiamo anche dei bambini che perdono una madre, quindi diventano poi orfani di entrambi i genitori in molti casi. Ma in realtà è un fenomeno che riguarda tutti noi, di cui tutti quanti noi siamo responsabili, e che riguarda la società intera, la società tutta, una società in continuo cambiamento, laddove per appunto il web diventa ancora pur esso un luogo deputato agli atti di violenza, perché molti giovani sono coinvolti, molte ragazze, molti episodi di violenza proprio sul web. Da questo punto di vista, avvocato Di Caprio, le chiedo: c'è una legge che tuteli, che possa tutelare davvero le vittime? Allora, in realtà noi abbiamo un quadro normativo abbastanza ampio e che legifera anche eccessivamente quali possono essere le condotte. In riferimento alla violenza sul web, noi abbiamo il cosiddetto cyberbullismo, che va ancora ben oltre quello che è la violenza sulle donne. La problematica è preparare gli operatori, che io chiamo operatori di frontiera, a comprendere veramente quando siamo di fronte a un caso grave, e in riferimento a come identificare l'episodio di violenza e di non sottovalutarlo. Una recentissima sentenza della Cassazione, che io sto cercando di diffondere, per diffondere l'idea che anche un solo schiaffo può rappresentare la violenza, cioè non va giustificato anche il solo schiaffo in un momento di rabbia. La Cassazione lo ha definito come violenza che può determinare, stiamo parlando in un'ipotesi di una separazione, un addebito, per cui la vittima non deve giustificare. Quando la vittima va a denunciare, l'operatore che riceve, che può essere soprattutto una forza dell'ordine, non può sottovalutare la vittima che sta andando a denunciare, per cui è necessaria indispensabilmente la preparazione di corpi specializzati che possono aiutare i CAV, il telefono rosa, insomma, ad accogliere poi
queste istanze di aiuto. Esatto, accogliere le istanze di aiuto, avvocato Abbazia, questo è un passaggio importante, accogliere il messaggio di aiuto, però dobbiamo andare un passettino, dobbiamo compiere un passettino un po' più indietro, perché molte volte le donne sono inconsapevoli, no, dei gesti di violenza che subiscono, di come le stesse possano essere calpestate, ma molte volte le stesse, pur essendo consapevoli, non denunciano perché hanno vergogna, hanno timore di essere giudicate, la vergogna di raccontare che magari proprio un proprio compagno, un marito, un fidanzato sia stato così aggressivo verso loro. C'è davvero tanto pudore. Allora come aiutare le stesse a fare in modo che possano denunciare, che possano, come ricordava anche l'avvocato Di Caprio, trovare sicurezza in un percorso che sicuramente non è breve, che richiede un determinato periodo di tempo? In questo caso le chiedo se il percorso legislativo può essere d'aiuto, perché lo stesso ancora oggi è piuttosto lungo e complesso. Allora, sono secondo me due passaggi, ci sono due passaggi. Il primo è quello della presa di consapevolezza di vivere una relazione violenta e sbagliata, perché poi la violenza, ce lo insegnano gli psicologi, è una spirale, si articola in un rapporto che è una vera e propria spirale, cioè il momento del gesto violento, poi ci sono le scuse, quindi c'è la passione e poi si ritorna di nuovo al gesto violento. Questo confonde una donna, la confonde, perché in fondo le donne ci vengono a raccontare che non riescono a sopportare il fallimento di un investimento amoroso così importante fatto nell'uomo con il quale hanno costruito quasi sempre una famiglia con figli. Questa è la parte, diciamo, di cui ci si deve prendere cura quando si accoglie una donna. I centri antiviolenza, il CAV, il telefono rosa di Napoli e quello nazionale, cioè tutte le associazioni che hanno proprio strutturato, come dire, l'intervento sulla donna vittima di violenza, organizzano l'incontro in un certo modo, cioè facendo prima il colloquio psicologico in maniera tale che la donna si senta, prenda coscienza e poi si rivolga alle forze dell'ordine, perché non possiamo trascurare che un passaggio fondamentale sia la denuncia. La denuncia è un atto di tutela di se stesse e denunciando si entra in un meccanismo che lei giustamente sottolineava, forse lungo e farraginoso, però è anche protettivo. Quindi oggi è molto più semplice essere tutelate, perché nei 3 giorni successivi alla denuncia si viene sentite, quindi le donne hanno un'accoglienza. E poi voglio dire che il percorso che abbiamo fatto in questi anni nell'antiviolenza tutti ha dato i suoi frutti, perché non soltanto negli ospedali troviamo medici preparati, ma noi per esempio abbiamo fatto un progetto rivolto ai farmacisti e ai medici di base per dare loro gli strumenti per riconoscere la violenza, intercettare, come diceva anche l'assessore, intercettare la violenza e cercare di dare una risposta adeguata. Beh, queste sono parole molto rassicuranti per chi ci ascolta e che per chi in realtà sta vivendo un momento molto difficile, delicato e complesso. Intanto, in ultimo, dottor Guida, naturalmente qualsiasi percorso terapeutico deve fare fede innanzitutto a un aspetto, alla sfera psicologica e anche alla tutela dei minori, che per l'appunto devono essere sostenuti, tutelati, per offrire a madri, bambini o comunque alle donne vittime di violenza un reinserimento nel mondo della quotidianità, nella società civile. Sì, e questo è un altro punto focale che ben si collega a quanto ha detto adesso l'esponente del telefono. In realtà noi dobbiamo pensare che ci sono una serie di addentellati che vanno tutelati, innanzitutto offrendo una variegata possibilità di intervento specialistico. Per esempio, noi al policlinico abbiamo la possibilità di avere lo psicologo, lo psichiatra, il medico legale, abbiamo, oltre al ginecologo naturalmente, abbiamo delle ostetiche, abbiamo un personale che giustamente è stato richiamato prima, ha seguito un percorso formativo specifico di accoglienza, che si avvale di locali adeguati, riservati, con un arredo diverso per rendere più possibile, diciamo così, più facile il resoconto della vicenda. E naturalmente questo ci comporta anche la necessità di metterci in rete per la gestione del caso.
la giornata che abbiamo fatto al Policlinico due giorni fa ha visto, oltre al rettore, oltre alle autorità accademiche, anche il procuratore aggiunto, il dottor Falcone, aggiunto proprio per i problemi di violenza, il quale addirittura ci ha riferito che loro esaminano ogni giorno nel loro pool antiviolenza 30 denunce al giorno di violenza. Soffermiamo proprio sulla denuncia, perché siamo in chiusura ed sono importanti le sue parole di quanti, ecco, gli attori siano in campo per arginare tale fenomeno. Parte proprio da lei, dottor Guida, e lo chiedo a tutti, però battuta flash, perché denunciare, dobbiamo dirlo, alle donne vittime di violenza o per l'appunto adesso entrano nella consapevolezza di essere vittime? Dottor Guida, perché denunciare? Ma denunciare subito, sempre, per salvaguardare se stesse e la propria famiglia. E tutto sommato anche per salvaguardare il violento, prima che possa concludersi, noi sappiamo anche molto spesso, tragicamente anche per chi compie la violenza. Grazie, assessore. Sicuramente denunciare, perché ci sono tante strutture davvero pronte e disponibili ad accogliere queste donne per cambiare quello che è un fenomeno che ormai, appunto, come dicevo, è troppo strutturato e quindi deve essere assolutamente combattuto in tutti i modi. Avvocato Di Caprio. Denunciare, perché è il primo passo per la liberazione, assolutamente, per la difesa. Avvocato Abbazia. Sì, perché denunciare, perché si deve prendere consapevolezza che quello non è amore e che quindi bisogna difendersi, purtroppo, dall'uomo che si credeva essere l'uomo della propria vita. Ed è l'unico modo per proteggersi. L'unico modo per proteggersi, non abbiate paura di denunciare, ma soprattutto non sentitevi in colpa e ricordatevi che nessun gesto può mai giustificare un atto di violenza. Mai, mai, mai denunciate, denunciate, perché le istituzioni, i CAV, il telefono rosa e tante le associazioni che vi aiuteranno ad uscire fuori da questo maledetto incubo. Pubblicità, restate con Mattina Live. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Vengo anch'io? Sì, tu sì. Ma perché? Perché risparmiare piace a tutti. Prova il parmigiano grattugiato Malga Paradiso da 100 grammi a 1,29 euro. Assapora la bresaola della Valtellina IGP da 80 grammi a 2,39 euro. E brinda con prosecco DOP Padosé da 75 centilitri a 3,49 euro. MD, buona spesa Italia. E adesso voltiamo pagina e torniamo a fare il focus sulla politica per quanto riguarda l'aspetto nazionale, ma anche tanti temi che riguardano da molto vicino la nostra regione. Quest'oggi lo faremo in compagnia della nostra ospite, ovvero Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale. Buongiorno, grazie di essere qui con noi quest'oggi. È un piacere sempre. Dunque, io partirei, se lei è d'accordo, da un argomento, da un tema con il quale abbiamo sempre parlato insieme, ovvero il tema sanità e inerente. Adesso io partirei da due buone notizie che la vedono protagonista, ovvero l'approvazione delle sue misure nel DEF dal contrasto al dumping contrattuale ai percorsi diagnostici ambulatoriali per i pazienti oncologici. Due battaglie portate avanti con successo, se questo è il risultato che raccontiamo al nostro pubblico. Sì, anzitutto appunto diciamo che ieri in Consiglio regionale è stato approvato quello che si chiama DEF, che è il documento di economia e finanza regionale, quindi è diciamo la carta madre della programmazione regionale. In quel documento io ho provato a lavorare inserendo dei provvedimenti che secondo me migliorano la qualità della vita dei cittadini campani. Siccome il tema che mi sta più a cuore sempre è la sanità, mi sono concentrata su questo argomento e in particolare sono state approvate tutte le proposte che io ho presentato. Una delle più significative è il contrasto al dumping contrattuale, un tema di cui mi occupo da mesi. In che cosa consiste? Oggi centri privati di riabilitazione
possono applicare ai loro dipendenti, quindi anche fisioterapisti, persone che si occupano della salute dei nostri bambini e dei nostri anziani, in particolare trattandosi di riabilitazione, contratti, chiamiamoli pirata, cioè contratti che consentono di pagare i lavoratori poche euro all'ora, pochi euro all'ora. A fronte di questi contratti vengono retribuiti dalla regione come centri accreditati, alla stessa maniera invece dei centri che applicano dei contratti che rispettano, che tutelano la dignità dei lavoratori. Grazie a questo provvedimento che ieri è stato inserito all'interno del documento di economia e finanza regionale, la regione si è impegnata a valorizzare invece quei centri di riabilitazione che applicano i contratti di miglior favore, quindi è certamente un freno a questo fenomeno odioso. La seconda misura a cui tengo in modo particolare riguarda i pazienti oncologici. Oggi ci troviamo nella condizione in cui un paziente che già vive il dramma di un tumore deve fare i follow-up periodici e ogni volta deve andare dal medico di base, farsi fare le prescrizioni e poi fare il pellegrinaggio magari nei centri privati accreditati della Campania, perché sono finiti i tetti di spesa e magari un TAC e una risonanza magnetica le deve pagare di tasca propria. Con questa misura su cui ho lavorato e che è stata inserita nel documento di programmazione, si prevede che i pazienti oncologici effettuino tutto il percorso diagnostico di follow-up, quindi tutti gli esami che devono fare ogni 6 mesi, ogni 3 mesi per il loro follow-up all'interno della struttura che li ha presi in carico. Quindi miglioriamo la qualità della vita di queste persone che già vivono un grande disagio. Ora chiaramente dovrò spingere perché quello che è scritto venga attuato. Migliorare la qualità della vita, diciamo anche poi finalmente un suo emendamento divenuto legge nel 2016, ovvero la regione inserirà nel CUP unico regionale non più solo offerta delle prestazioni sanitarie dal pubblico, ma anche quello del privato accreditato. Assolutamente sì. Diciamo ai cittadini che oggi in Campania esiste una misura, è un'app, si chiama Campania in Salute, vi si può accedere dal cellulare scaricandola o dal computer, che consente di vedere tutta l'offerta pubblica di prestazioni diagnostiche e il CUP unico regionale. Grazie a questo mio emendamento, presto su questo CUP unico regionale sarà inserita anche tutta l'offerta del privato accreditato. Qual è il vantaggio per i cittadini? Oggi purtroppo c'è questo dramma dei tetti di spesa che si esauriscono precocemente nei primi giorni del mese e delle liste d'attesa infiniti. Con questo strumento, una volta che anche tutto il privato accreditato sarà presente sulla piattaforma, con un clic un cittadino che debba per esempio fare una TAC può vedere qual è l'offerta regionale sia nel pubblico che nel privato accreditato per quella TAC, e magari se a Napoli deve aspettare 3 mesi, ad Avellino deve aspettare 3 giorni, quel cittadino decide di andarsela a fare ad Avellino senza pagare un euro se non quello del ticket. Senta, andiamo avanti con altri temi, la sanità, ma non solo, perché c'è un altro tema molto caldo e che riguarda da vicino la nostra regione, ovvero il reddito di cittadinanza. L'ultima manovra di bilancio del nuovo esecutivo, governo della Meloni, ha dato via a quello che in realtà avevamo paventato, quindi in primis la limitazione e poi l'eliminazione del reddito di cittadinanza. Lei cosa ne pensa in merito? È una misura considerato lo scenario storico per tanti italiani che vivono davvero dei momenti di grande difficoltà economica. Ricordiamo che però l'eliminazione avverrà poi nel 2024, sì. Però comunque bisogna adesso riorganizzare il tutto, probabilmente. In che maniera? Guardi, io lo considero un atto, una scelta gravissima, un vero e proprio atto di guerra non alla povertà ma ai poveri, che colpirà 660.000 italiani in condizioni di grande disagio sociale, di povertà, e le loro famiglie. Non dimentichiamoci questo passaggio, perché il reddito di cittadinanza è un reddito che si dà al singolo ma all'interno di un nucleo familiare. Ebbene, nel momento storico più drammatico, in cui abbiamo un caro bollette che mette in ginocchio le famiglie e le imprese, un'inflazione così alta che non si vedeva da 40 anni, in una situazione così grave, la Meloni come primo provvedimento decide appunto di dare la mazzata finale a chi è in difficoltà e di tagliare il reddito di cittadinanza. Verrà confermato soltanto per 8 mesi nel 2023 e dal 1 gennaio 2024 verrà tolto definitivamente a quelli che si chiamano occupabili, sono 660.000 persone. Occupabili vuol dire che almeno in linea teorica sono persone
che sono nelle condizioni di lavorare. Benissimo. Ma c'è la possibilità comunque, appunto, innanzitutto di poter occupare... Bisogna verificare, perché questa platea per il 73%, leggevo queste statistiche, è formata da persone, da disoccupati di lunga data, cioè persone che da anni non hanno più lavoro, persone che peraltro hanno una qualifica, diciamo, in termini di istruzione molto bassa, al massimo la scuola media. Dopodiché io dico, lasciare senza reddito di cittadinanza un disoccupato, una persona in difficoltà economica in Campania è uguale che lasciarlo in Lombardia? Le possibilità di inserimento lavorativo sono le stesse? Ancora una volta questo governo dà l'ennesima mazzata al sud. Non dimentichiamoci che la Campania è la prima regione d'Italia per percettori di reddito. Quindi io condivido tutti coloro che si stanno schierando contro questo provvedimento, che è veramente un provvedimento disumano, si fa cassa sulla pelle di chi è in difficoltà. Però io vorrei con lei commentare e fare però un passettino indietro. Abbiamo sì utilizzato questo strumento, il reddito di cittadinanza, però probabilmente lo stesso non ha funzionato in maniera proprio eccellente, ovvero mi spiego meglio. La prima parte, quella relativa all'assistenza sociale, sicuramente ha funzionato, però la seconda, ovvero quella che provvedeva poi al reinserimento lavorativo, probabilmente ha funzionato un po' meno, quindi si poteva modificare lo stesso in un'ottica per la punto di miglioramento. Guardi, il reddito di cittadinanza è stata una riforma voluta dall'allora ministro Di Maio di portata epocale. È chiaro che riforme così importanti, così impattanti, hanno bisogno poi di venire seguite nel tempo e di avere poi quello che si chiama tagliando, quindi verificare cosa non ha funzionato e migliorare. Qui invece di appunto migliorare si butta via il bambino con l'acqua sporca ed è scellerato, tenendo conto che questo è uno strumento che è presente in tutta Europa, adesso la Germania anche l'ha introdotto, noi invece lo togliamo anziché migliorarlo. Sono pienamente d'accordo che adesso bisognava puntare sul tema del reinserimento lavorativo. Gran parte delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza non hanno neanche livelli di formazione adeguata per l'inserimento nel mondo del lavoro, quindi puntare sulla formazione e sull'accompagnamento lavorativo. Ma se 1 miliardo di euro del reddito di cittadinanza è stato investito dal governo per potenziare i centri per l'impiego e moltissime regioni addirittura non hanno ancora neanche fatto i concorsi per assumere personale nel centro per l'impiego, come ci si immaginava che la fase 2 del reddito per il reinserimento lavorativo potesse mai partire? Bisognava certamente lavorare su questo fronte. Torniamo, in realtà parliamo con lei anche di un altro tema, ne stiamo parlando anche in questi giorni, quando trattiamo la rubrica inerente alla politica, ovvero l'autonomia differenziata. Lei, a tal proposito, ha richiesto un consiglio regionale per disquisire ampiamente sul tema e tra l'altro ieri la Premier ha parlato anche di un'autonomia per le regioni senza disparità. Ma le chiedo, è realmente possibile un'ottica del genere? Guardi, io, questo per me è il tema dei temi, è il tema di cui ci dovremmo occupare per tutta la durata di questa legislatura, perché questo governo ha tutta l'intenzione di spaccare l'Italia, di rompere l'unità nazionale e di fare un danno irrimediabile alle regioni del sud. Basta vedere come siamo partiti con la bozza Calderoli che è stata presentata il 17 novembre scorso alle regioni e che, se attuata, produrrà un danno di 3 miliardi e mezzo in termini di sottrazione di risorse al sud. Io sono, diciamo, anche in disaccordo con l'impostazione costituzionale in generale dell'autonomia differenziata, perché non condivido che si possano concedere 23 materie di autonomia ulteriori alle regioni, tra cui la sanità, l'istruzione, le grandi reti infrastrutturali, i grandi porti, la tutela dell'ambiente. Va bene trasferire altre materie, ma che siano minori e che non abbiano un impatto sull'unità nazionale. Nella bozza, nelle intese che il governo aveva già assunto con Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, c'era anche la regionalizzazione dell'istruzione, la possibilità di stipulare dei contratti regionali integrativi per medici e insegnanti. In pratica, per spiegarlo ai cittadini, le regioni più ricche possono pagare di più i loro medici e i loro insegnanti, fanno dei contratti che vanno oltre il contratto nazionale. Sapete cosa succede? Che già questo già capita, ma diventerebbe una vera e propria emorragia, che i medici e gli insegnanti del sud emigrerebbero tutti quanti al nord. Si creerebbe un'ulteriore spaccatura. Noi questo lo dobbiamo assolutamente scongiurare, per questo io ho chiesto un consiglio monotematico, nessuno dei consiglieri regionali si era espresso su questo tema, adesso tutti saranno costretti a prendere una posizione, anche i consiglieri campani del centrodestra, che mi auguro non vogliano affossare la loro regione, ma che si mettano al fianco invece di un fronte che si sta costituendo, che
è formato da rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli, ma anche dalla società civile, costituzionalisti, il mondo dei sindacati, il mondo della scuola. Io voglio ribaltare questa battaglia, per me deve partire il contropiede del Sud. Approfittiamo di Calderoli che parla di autonomia differenziata e ricordiamogli che oggi in provincia di Napoli e di Caserta solo 16 bambini su 100 hanno accesso ad una mensa scolastica a fronte di una media nazionale del 53%. Ricordiamogli che un bambino che nasce in Campania ha un'aspettativa di vita di 59 anni e mezzo, 7 anni in meno di un bambino che nasce in Trentino Alto Adige. Allora per me è sì il momento della battaglia, ma non per creare nuove disparità, per ripianare quelle che già esistono. Senta, prima di lasciarci vorrei entrare nel suo mondo, no? Nel suo nuovo mondo. Lei era un punto di riferimento per il Movimento 5 Stelle, tra l'altro molto apprezzato e più in vista qui nella nostra regione di Campania. Posso chiederle perché decide di lasciare i 5 Stelle per passare al gruppo misto? Anzitutto ho spiegato già le ragioni di questa scelta, non mi piace tornarci perché vorrei andare avanti, ma voglio dire che per me non è stata certamente una scelta di trasformismo politico, quella era la mia comunità, quelli erano i valori per i quali ho dato 13 anni della mia vita e dal Movimento 5 Stelle ho ricevuto tantissimo. Dal Movimento 5 Stelle, ma non dal partito di Conte in cui si è trasformato. A un certo punto io mi sono sentita estranea nella casa che avevo contribuito a costruire, non mi ritrovavo più in un partito padronale dove appunto dovevi giurare fedeltà assoluta al capo. Io sono una persona libera che risponde ai suoi valori e alla sua coscienza, quindi ho deciso di cambiare strada pur rimanendo sempre la stessa e pur portando avanti sempre le stesse battaglie. Il gruppo a cui avevo aderito si è sciolto perché due colleghi hanno deciso di passare in maggioranza, di costituire un nuovo gruppo. Io non ho seguito questa scelta perché non pratico il turismo partitico. Lo ripeto, per me già la scelta di lasciare il movimento è stata fatta con sofferenza. Un passaggio così repentino ad un altro partito senza una progettualità condivisa, senza una condivisione, mi sembra una scelta di convenienza e invece io punto sulla credibilità che ho costruito in questi anni col mio lavoro. In bocca al lupo. Grazie. Grazie a Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, oggi qui con noi a Mattina Live. Grazie davvero. Grazie. E noi adesso siamo in diretta dalla mostra d'Oltremare con la nostra Rosa Alvino. Si sta appunto esibendo quella che è la 14ª edizione della Pharma Expo. E Rosa, buongiorno, ben trovata qui in diretta a Mattina Live. Come sta procedendo questo evento? Che cosa puoi raccontarci? Grazie Mario della linea, sì, siamo qui alla Pharma Expo 2022, la 14ª edizione del Salone dell'Industria Farmaceutica, la manifestazione più grande del centro sud Italia. Qui la mostra d'Oltremare raccoglie oggi in fiera più di 250 industrie del settore. Grazie Rosa, allora noi naturalmente vi porteremo, vi accompagneremo durante la nostra diretta quest'oggi proprio a tutto quello che accadrà all'interno della mostra d'Oltremare con Pharma Expo, tanti ospiti di cui fra poco vi porteremo in collegamento. Grazie Rosa, ci vediamo fra pochissimo, restate con Mattina Live, pubblicità. Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Quest'anno festeggia da AMD con Lettere dall'Italia, la selezione di prodotti di alta qualità dedicati agli amanti delle eccellenze italiane, come il vero panettone con scorze di agrumi italiani o quello ricoperto con gocce e scaglie di cioccolato fondente e cacao amaro, o come il pandoro fatto come vuole la tradizione. Incartati a mano li trovi solo da MD. MD, buone feste Italia!
adesso vi presentiamo uno show imperdibile che vedrà protagonisti 5 musicisti, 5 strumenti a fiato, un flauto, un oboe, un clarinetto, un corno e anche un fagotto capace di poter riprodurre i versi degli animali, ma soprattutto la voce di una delle showgirl più amate dal mondo dello spettacolo. E questi gli ingredienti delle fiabe dei fratelli Grimm in scena al Teatro Trianon domenica 27 novembre, lo spettacolo che per l'appunto vedrà protagonista la nostra ospite che vedo già in collegamento. Il buongiorno alla splendida Veronica Maia. Ciao Veronica, buongiorno, come stai? Buongiorno Mariu, come sono contenta di questo collegamento. Io sono collegata da Cittanova, sono in Calabria per il premio Mia Martini, però domenica mattina, come dici, torno per essere con il mio ensemble, il Millennium Ensemble al Teatro Trianon, ad aspettare famiglie con bambini, amici, cuginetti, nipotini, tate, zie, perché è veramente uno spettacolo dai 0 ai 99 anni. È vero, raccontare le favole, no? Questa è un'atmosfera che riesce a catturare grandi e piccini, ma soprattutto la bellezza di poter stimolare il pubblico verso quelle che sono le nuove forme d'arte, ossia la musica in particolare, anche la letteratura, Veronica. Esattamente, considera che con il Millennium Ensemble noi facciamo tanti progetti didattici, infatti andiamo normalmente a esibirci nelle scuole, nei teatri, negli auditorium, a volte andiamo anche negli ospedali per offrire un momento di serenità, di normalità. La musica ha un grande potere, ha quello di raccontare atmosfere, il potere di trasferire amore, lo si può fare insegnando, giocando, raccontando delle favole, come per esempio il ciclo dei fratelli Grimm, che sono anche delle favole animate, con grafiche animate, ma abbiamo anche il ciclo delle favole di Esopo, e il lavoro che si può fare anche dal punto di vista didattico è fantastico. Se anche un bambino si avvicina al mondo della musica e magari impugna uno strumento musicale, per noi è vittoria. È vero, una grande vittoria. Tra l'altro, quello che mi piace anche raccontare al pubblico, Veronica, è proprio che, e lo stavi dicendo tu, questo è uno spettacolo interattivo, laddove c'è interazione fra la platea, il pubblico, i musicisti, ma in particolare c'è la tua voce, la voce narrante, che riesce per l'appunto a catturare i grandi e piccini, ed è cosa non scontata, perché riuscire ad ammaliare e attraverso la tua voce riuscire a far appassionare i piccini ma anche i grandi al mondo delle fiabe diventa particolarmente fondamentale, soprattutto anche in questo scenario storico molto, molto pesante in cui abbiamo bisogno di leggerezza e di fiducia verso il futuro. Giusto, Mario. Allora, innanzitutto il momento della favola dovrebbe essere un momento a cui ogni genitore dovrebbe tornare, perché raccogliersi nel lettone con i propri figli e creare quel momento di ascolto, di intimità, diventa anche quello un momento di crescita, di imprinting reciproco. Trasferire tutto questo a teatro poi per me è bellissimo, il progetto è veramente grosso, è un evergreen. Io l'avevo come una grande opportunità. Ti dico che l'altro giorno, lunedì scorso, siamo stati anche al carcere di Frosinone, perché i detenuti hanno scelto di sostituire il loro classico colloquio al momento di spettacolo nell'incontro con le loro compagne, le loro mogli e i loro bambini. E credimi, portare questo tipo di progetto con tutta la sua valenza anche all'interno di un carcere è stata un'emozione pazzesca. Noi torneremo anche a incontrare questi detenuti con le loro famiglie, perché ci sono delle situazioni estreme che hanno bisogno di calore, hanno bisogno di normalità. E poi, tornando alla parte artistica, per me è come andare in scena, raccontare la favola ti consente di usare mille registri, mille colori, è come interpretare tanti ruoli, quindi al Trianon sarà veramente uno spettacolo divertente, interattivo, educativo e per tutti. E per tutti, tra l'altro Veronica, lo ricordiamo, tu sei mamma di 3 splendidi bambini e possiamo dire che hai condotto anche tantissime trasmissioni legate all'infanzia, questo spettacolo sembra proprio perfetto. Cucito proprio addosso a te in maniera proprio perfettissima. Guarda, quando le cose devono capitare, credo nel destino, credo nel karma, credo nelle cose che ti arrivano quando poi le desideri anche fortemente. Sì, io ho fatto oltre 10 anni di Zecchino d'Oro, quindi il mondo della musica per bambini, delle favole per bambini è qualcosa che è cresciuto di pari passo con la mia carriera. Poi i 3 bambini, quindi tutta la dimensione della genitorialità mi ha portato a divertirmi con questo strumento straordinario che è la voce, che può fare mille cose insieme agli strumenti musicali. E poi ho incontrato
ricordato, in una trasmissione ero ai soliti ignoti a raccontare il mio progetto delle favole di Natale. Incontro un portavoce della banda dell'esercito militare, che è Fabio Colaianni, il nostro art director, che aveva a sua volta il progetto sul ciclo delle favole di Esopo. Lì ci siamo uniti ed è partito un progetto a bomba. Siamo sempre in tournée in tutta Italia, come ti raccontavo prima. Abbiamo unito le forze, ma soprattutto unito la passione per questo tipo di musica, questo tipo di progetti musicali per bambini che mi arricchiscono. Cioè, non lo faccio per lavoro, tra virgolette, lo faccio perché mi piace farlo, mi piace portare questo tipo di... diciamo originale. Veronica, che ecco, sei proprio nella tua dimensione, no? Quella è la verità. Ricordiamo che tu effettivamente... Ti vede da come ne parlo? Sì, è vero, sei molto entusiasta, però dico questo anche perché tu sei uno dei volti più amati della televisione italiana, hai condotto tantissimi format televisivi, però diciamo che ami il tuo lavoro, ma ritorni, parlavi prima di passione, ritorni al tuo primo amore, ovvero il teatro. Quindi questa è un'occasione anche per rincontrarsi, no? Un po' nel passato, magari con maggiore consapevolezza. Dici bene, Mario, e grazie anche per questo tempo che mi stai dedicando. Io nasco in teatro, ho debuttato nel 2000 con Mario Monicelli nel remake teatrale di Amici miei. Ho fatto tante tournée quando all'epoca, nei primi anni del 2000, oddio, 20 anni fa, le tournée duravano anche 180 giorni, quindi era veramente tanta roba, poi con grandissimi attori. Poi la dimensione familiare chiaramente mi ha portato a fare delle scelte. Oggi le tournée le devo veramente centellinare perché non mi sento di lasciare a casa i bambini per troppo tempo. Fare invece questo tipo di progetto un po' spot, che ti consente anche di gestire il calendario scolastico, familiare, con quello artistico, mi dà enorme soddisfazione. Poi lo faccio a Napoli, cioè io sono sorrentina, ma ho scelto Napoli come città dove vivere, dove far crescere la mia famiglia ed entrare al Trianon, che è, come dire, l'emblema di un certo tipo di teatro napoletano, tra l'altro diretto dalla straordinaria Marisa Laurito. È un grande privilegio, cioè per me che mi vedo sempre piccola, sempre umile, sempre che devo fare ancora tanta strada, è un altro tassello che aggiungo a questo bellissimo percorso che chiamo vita d'artista. Esatto, vita d'artista, noi ti conosciamo da tempo, personalmente anche ti conosco e so quanta verità c'è nella Veronica televisiva, così come nella Veronica quella quotidiana che incontriamo nella realtà. Però c'è il mondo televisivo e il mondo del teatro. Quanta Veronica Maia c'è invece dalla TV al teatro? Che bella anche questa domanda. Allora, se vuoi, la TV mi consente di essere me stessa. Chi mi ha vista crescere in questi 20 anni, l'anno prossimo sono 20 anni di Rai, ha sempre avuto, credo, la percezione di un'immediatezza tra quella che io sono e quella che porto in TV. Sono sempre molto aderente alla mia figura, alla mia persona, alla mia etica, anche nei programmi che conduco. Il teatro invece ti consente di essere qualcos'altro, sia che siano appunto le favole con queste musiche originali, sia che siano tanti altri progetti. Puoi interpretare il ruolo della cattiva, dell'amante seducente. A volte ho interpretato nella Banda degli Onesti qualche anno fa, con Gaetano Lipori del Teatro Totò, ho interpretato un personaggio di 50 anni e lì è stato complicato perché non riuscivo a calarmi nella vita di una donna oltre 50 anni. È fisiologico anche, perché in realtà è un'età che ancora non occupi, per cui diciamo ci sta anche, devi trovare l'ispirazione dall'esterno. C'è stato un momento, a un certo punto il regista Gaetano Lipori dice: aspetta, mi ha infilato una parrucca, tra l'altro straordinaria, ben fatta da queste straordinarie maestranze, e con quella parrucca, ti sembrerà strano, io lì sono entrata nel personaggio, ho fatto appunto questo ruolo. Ho detto, tra l'altro lei è francese napoletana, io sono nata a Parigi, quindi ho giocato molto su questo doppio accento napoletano-francese, e lì è venuto fuori il personaggio. Quindi ecco, il teatro ti consente di essere mille te, mille volte te. Essere mille volte te, Veronica, al di là di questo show che stiamo presentando al nostro pubblico di Mattina Live, c'è nel futuro di Maia, di Veronica Maia, un altro spettacolo, magari proprio in teatro, come progetto? Allora, attualmente no, perché come ti dicevo sto centellinando le tournée, sì, sono arrivate delle proposte, pensa che vado anche a fare i provini, mi prendono i provini e poi magari dico no perché vedo bene il calendario, vedo che non è compatibile con la vita dei miei tre cucciole, che appunto non abbandonerei mai per troppo tempo. Quindi per ora sono state più le rinunce che altro. Torno invece adesso in televisione con Telethon prossimamente a dicembre per questa grande maratona di solidarietà, e tu lo sai che il sociale è un po' il filo rouge di tutta la mia vita, e
continuerò a portare il progetto delle favole in tantissime scuole, soprattutto anche nel periodo natalizio, anche in Campania con il Millennium Ensemble, con queste musiche originali, quindi scritte apposta per queste favole. E il teatro, ti avviso Mario, dai, appena torno in teatro ti chiamo. Intanto ci vediamo domenica a Trianon. Esatto, esatto, Veronica. Intanto molto volentieri sarò presente. Dicevamo appunto di quanto tu sia talentuosa, una straordinaria artista, artista tout court, teatro, televisione, ma diciamo che anche che sei mamma, riuscire a conciliare il doppio ruolo risulta quanto difficile per te, lo stai dicendo poc'anzi, però ci riesci in maniera straordinaria anche in questo ruolo, a conciliare la carriera lavorativa e il mondo familiare. Ci provo, perché adesso a 45 anni ho anche imparato un po' a gestire, a dire qualche no, a scegliere i progetti più affini, più compatibili, e soprattutto la rinuncia non ha il peso della rinuncia, perché è una rinuncia che mi porta comunque altre cose che mi arricchiscono, ma è ovviamente una cosa che puoi fare adesso quando comunque hai già tracciato un bel percorso, un bel po' di strada. All'inizio, quando hai 20 anni e hai ancora tutto da scrivere, da sognare, da progettare, è chiaro che c'è, come dire, un'ambizione diversa, esatto. un approccio diverso anche al mondo del lavoro. E diciamo adesso che in realtà tu perché comunque sei soddisfatta, hai raggiunto dei traguardi molto importanti, quindi c'è anche questo da mettere in conto. Dicevamo prima, Veronica, anche del tuo impegno sociale, no? Mi piace commentare anche questo aspetto prima di salutarti, perché tu sei da anni testimonial UNICEF. Ecco, essere una donna come te, ma essere anche impegnati nel sociale, sicuramente ti riveste di un ruolo di grande responsabilità. Ulteriormente, il tuo impegno dedicato alla solidarietà, per sensibilizzare su eventi che possano promuovere dei gesti encomiabili e non sempre scontati. No, non è scontato, però io lo trovo proprio doveroso e necessario, ma su tutti gli aspetti. Io sì, sono ambasciatrice di tante associazioni grandi, nazionali, anche più piccole di quelle che operano sul territorio. Sono ambasciatrice anche con ADI. C'è tutto quello che riguarda il mondo dei bambini, della donna, della maternità, è qualcosa che mi tocca da vicino. Ma anche essere ambasciatrice di corretti stili di vita, quell'educazione civica, quel rispetto dei luoghi, dei territori. Per esempio a Napoli c'è un'associazione stupenda che si chiama 100% Naples, che ha adottato delle aiole, dei giardini per il decoro, per imparare ad avere cura di quello che è il bene comune e farlo anche a volte autofinanziandosi, richiamando tutti i cittadini, perché ognuno di noi può tenere pulito un pezzo strada, un pezzo di giardino. Tutto questo riguarda il cittadino, quindi riguarda il mondo del sociale, ma riguarda il mondo dell'ambiente, riguarda il mondo dell'educazione, di essere delle belle, buone e brave persone. A proposito del mondo dell'educazione, diciamo ancora, sei bellissima donna in carriera, mamma, impegnata nel sociale. Oggi ricorre una giornata importante, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere. Vorrei che noi ci lasciassimo con un messaggio, un tuo messaggio, quello di Veronica Maia, per dire no alla violenza sulle donne. Per dire no bisogna lottare. Io lotto, tra l'altro è una campagna del Comune di Napoli a cui hanno partecipato tantissime testimonial, e cercando di aiutare le donne a non avere paura. Purtroppo la percentuale di donne che riescono a denunciare è ancora molto molto bassa, e si capiscono tutte le reticenze e le paure, però questa barriera va battuta, bisogna parlarne, bisogna fare rete, bisogna ascoltare, non bisogna girarsi dall'altra parte, perché di segni rossi, di sfregi sul viso, nell'anima, ce ne sono ancora troppi, e di vedere scarpette rosse, panchine rosse in giro per la città, sì, sono un segnale, un simbolo di denuncia, però vuol dire che il problema, la piaga è ancora troppo evidente, e dall'inizio dell'anno siamo a oltre 100 e passa donne uccise, ed è una cosa terribile, perché si lasciano a casa spesso bambini, orfani, in situazioni disagiate, ed è tutta una cosa terribile che ricade sulla società, sulla vita delle persone, su chi resta, per non parlare poi di chi non c'è più. E quindi lottiamo per questa giornata, ma che non sia solo il 25 novembre, che sia tutti sempre. I giorni. Grazie, mi unisco al tuo messaggio. Intanto grazie per essere stata qui con noi, Veronica. Ricordiamo l'appuntamento domenica 27 novembre al Teatro Trianon, Le Fiabe dei Fratelli Grimm, protagonista la splendida Veronica Maia. Veronica, io ti saluto e complimenti per tutto quello che di bello riesci a fare nel tuo mondo. Un bacio grande. Mario, grazie di cuore, ti aspetto a teatro domenica alle 18.
grazie della tua sempre affettuosa e sincera accoglienza e generosità. Sei una conduttrice veramente straordinaria, fai un lavoro speciale. Brava. Grazie, grazie a te Veronica, sai quanto ti stimo. Ciao. Un abbraccione, a prestissimo, grazie, a prestissimo. Ciao, ciao, buona giornata. E noi proseguiamo, ecco, non ci fermiamo perché adesso abbiamo un altro grande artista, e perché lui, dopo il grande successo di Te voglio troppo bene con Franco Ricciardi, che tra l'altro, dovete sapere, ha collezionato 13 milioni di visualizzazioni in soli 4 mesi, ed un'altra grande hit presente ogni domenica, per l'appunto Domenica In con Un giorno eccezionale, torna con un singolo davvero molto, ma molto particolare. Lui è un artista amato da tutti, oggi è un amico, possiamo dire, di Mattina Live. Il piacere di avere qui con noi Andrea Sannino. Andrea, ciao! Buongiorno, con lui... buongiorno a tutti! Andrea, ciao, buongiorno, come stai? Bene, oggi, stamattina un po' uno sfrattato di casa, perché di là stanno addobbando a Natale e io ho preso in prestito la cameretta dei miei figli, ecco, eccola là, per fare la diretta con voi. Beh, grazie, ringraziamo i tuoi figli, insomma, per averti concesso di entrare nella loro cameretta. Sì, sì. Papà, vai di là, noi dobbiamo mettere l'albero, il presepe. Noi giochiamo d'anticipo e amiamo troppo queste festività. Tra l'altro, magari hai ascoltato anche l'intervista di Veronica, quindi... Una grande amica e una grande professionista, la saluto e la ringrazio sempre. Una dimensione, quella delle fiabe, sicuramente anche a casa, esatto, tua. Quindi non ti dimenticare, esatto, che domenica c'è questo spettacolo dei fratelli Grimm con Veronica Maia, potresti magari portare loro. Però oggi, Andrea, entriamo proprio nel merito del tuo mondo invece, perché ci presenterai il tuo nuovo brano titolato Possemp, da oggi per sempre, da oggi sulle piattaforme, su tutte le piattaforme. Che dici se lo ascoltiamo insieme e poi rientriamo qui in studio? Ma con grande onore. Ok, allora ascoltiamo questo brano a cui è accompagnato anche un video molto particolare. Vediamo insieme, ascoltiamo insieme. Come prima sera parlamo e dicamo va bene, giuramo, non ce la sanno più, vasamo, non mi fa più soffrire. Stasera è più dolce in dei bracci da stregna, e va sa che sta bocca ti voglio, non lo sento che mo soffrisce, perché insieme a me ne starai per sempre. Tutto quello che hai fatto tu a me, che stasera mi voglio scordare, sento già in te vene che tu sei un amore che non può fermare, e sta gioia mi può far impazzire. Tutta vita così abbracciato con te, si potesse fermare sto momento, mi volesse dormire dolce dolce sonna, e va sa che sta bocca per sempre. Tutto quello che hai fatto tu a me, che stasera mi voglio scordare, sento già in te pena da tu, sei un amore che non va a fermi, e sta gioia non va a fermarsi. Tutta vita così abbracciato con te,
si potesse fermare sto momento, mi volesse a dormire dolce dolce sonna e basa che stavo per sempre, per sempre. Andrea, ma che bello, mi sono emozionata. Regali sempre emozioni, per sempre. Andrea Sannino, è bello entrare proprio in questa dimensione. Andrea, veramente riesci a regalarci emozioni ogni volta che ti ascoltiamo. Guarda, cantare. No, l'emozione più grande anche per me ogni volta che riguardo il video e anche nello scoprire ogni giorno i numeri che sta facendo, che ti giuro, mentre per esempio col pezzo con Franco un po' ci credevo, ci speravo ed ha fatto numeri straordinari, su questo devi sapere che Per sempre non è un brano inedito, Per sempre esatto, è un brano che ha perché che tu l'hai proposto sui social, no? E poi invece da qui esatto, poi hai deciso bravo, di inciderlo ed è inaspettatamente... Un successone. Era il pomeriggio che io stavo aspettando in sala, quindi ero in studio per aspettare Franco, quindi stiamo parlando di maggio, e registrare Te voglio troppo bene. Nel frattempo parlavamo del più del meno, della musica tradizionale napoletana, quella più verace, no? E io così ricordo che su segnalazione di un grande amico, che poi è Daniele Ippolito, che ha anche prodotto il video con la regia di Alessandro Freschi, lui mi disse, ma sai com'è bella Per sempre? Io si caspita, mi ricorda sempre quando papà me la cantava che ero bambino, mettiamoci al pianoforte e la cantai. La pubblicai per scherzo sui social e divenne virale anche divenne virale, poi da qui deciso di inciderlo e poi da qui esatto, appunto il video che è pazzesco, è bellissimo. Anche il video, guarda, anche il video è un omaggio a quei musicarelli napoletani che si facevano tra gli anni 70 e gli anni 80, no? Alessandro Freschi, che mi vuole bene, mi propose la sceneggiatura e disse, sai, questo è un omaggio al film, perché è vero, Il laureato di Dustin Hoffman, perché c'è proprio questa scena dove lui corre, interrompe il matrimonio, e io dico, sai, con tutto il rispetto per Dustin Hoffman, ma questo l'hanno fatto anche Carmelo Zappullo e Mario Merola, quindi sono omaggi anche a quella Napoli che ancora oggi, anche grazie alle vostre emittenti, vivono, vengono sempre riproposte. Vivono, no? Li rinverdiamo, ma in realtà non li vediamo, vivono perché hanno quell'essenza che ancora è pregnante e presente nel nostro territorio e coinvolge per l'appunto tutte le generazioni. Però hai detto prima una cosa molto bella anche, Andrea, perché giustamente tu hai detto, sì, è un brano che io ricordo e che mi cantava papà, insomma c'è questo legame con papà, quindi possiamo dire che oggi Per sempre è anche un po' figlia sua, di papà, voglio dire. Assolutamente, lui me l'ha fatta scoprire, addirittura ho trovato un video nel 1987 dove si vede Mauro Caputo, quindi l'interprete originale di questa canzone, e un Andrea Sannino che ha 2 anni, quindi io 2 anni vicino a lui che cantava questa canzone, grazie al mio papà che l'aveva chiamato ad una festa, adesso non ricordo, ma c'è questo video che mi ha molto emozionato perché quasi 37 anni dopo, diciamo, io ricanto e faccio rivivere una canzone che secondo me è tra le più belle della Napoli, quella vera, amata da ogni generazione, da ogni target, perché poi in realtà parliamo sempre di tante Napoli, ma Napoli è una sola, ma con tanti colori con diversi, mille come diceva sfumature, il grande Daniele, è esatto. Vero, prima hai detto anche, hai menzionato, ecco, ero in sala di registrazione con Franco Ricciardi appunto per lavorare anche a quel brano che poi adesso vi vede comunque protagonisti la domenica, no, sulla trasmissione della Mara Venier, ogni domenica un giorno eccezionale, una collaborazione che in realtà è stata, ti chiedo, casuale, l'avete decisa, ma soprattutto come collaborare e lavorare con il maestro Ricciardi? No, allora, con Franco è stato un desiderio proprio mio, volontà mia, se è nata Te voglio troppo bene, perché ho voluto Franco che collaborasse a questo duetto che poi farà parte del mio disco che uscirà ai primi mesi del 2023. Quindi chiamai Franco insieme sempre a Mauro Spenillo, che è il mio produttore artistico, e quindi insieme decidemmo di proporgli questa canzone. È stato straordinario perché Franco, nonostante i suoi 37 oggi anni di carriera, resta un giovane. Io
lo prendo in giro, tra virgolette mi prendo in giro da solo, perché dico che lui è più giovane di me, è molto più giovane di me. Io mi sento un vecchio quando sono vicino a Franco, per la capacità mentale che ha nell'adattarsi sempre a nuove musiche, a nuove generazioni. Quelle intuizioni, quindi io volevo... no, quelle intuizioni che poi diventano geniali, che sono veramente rare, di pochi. È straordinario. Quindi poi sono stato contento di andare insieme a lui da quella che era anche un po' casa mia, grazie a sempre all'ospitalità della grande immensa Mara Venier. Portammo il pezzo lì a Domenica Inn nell'ultima puntata del 2000, stagione 21-22. Mara se ne innamorò del pezzo, anche di Franco, ed è stato bello, perché per la prima volta vivevo quello studio che avevo sempre vissuto da solo, in compagnia anche di un grande artista. Questa cosa ha fatto sì che poi nei mesi successivi, in estate, durante l'estate, così per gioco, durante un pranzo, che eravamo a casa di alcuni amici in comune qui a Napoli, Mara ci disse: ragazzi, ma volete fare la sigla di Domenica Inn? Così, come se ci stesse chiedendo: ragazzi, volete tagliare un attimo il pane? E noi increduli, devo dirti che non ci credevamo, al punto che il giorno dopo chiamammo Mara per chiedergli se... È veramente questa cosa, dobbiamo lavorarla, dobbiamo lavorarci. Glielo chiedemmo in napoletano, dissi: Mara, ma è veramente fai? E lei disse: oh, veramente? Beh, un giorno eccezionale è stato appunto anche questo un grande successo, e per l'appunto, come ricordavi tu Andrea, anticipa il tuo nuovo album, quello del 2023. Possiamo dire che questo è un periodo molto prolifico, no? Per la scena musicale, anche partenopea, perché... non solo grandi successi e soddisfazioni, ma quali le anticipazioni di questo album che possiamo già raccontare? Allora, te le posso dare tutte, perché in realtà è un disco che è stato un po' un parto, ma non per me, ma per tutti gli artisti. Ecco, parlavamo di Franco. Franco è uscito l'11 novembre col suo nuovo album, che era pronto come il mio già da 2 anni e mezzo, però ovviamente abbiamo vissuto 2 anni e mezzo di stand-by, di offline, diciamo, purtroppo a causa della pandemia, e quindi c'erano rinvii su rinvii. Però questa cosa ha fatto sì che poi i pezzi aumentassero, quindi nel mio disco ci saranno tanti brani, credo tra i 16-17 canzoni, che è davvero un lavoro importante, perché io ritengo che dopo 4 anni, io sono uscito l'ultima volta nel 2018 con un album, poi sono usciti sempre singoli, avevo l'esigenza di raccontare tante canzoni, tante sfumature di me stesso, anche con generi apparentemente diversi tra loro. Ecco perché Franco, ecco perché ho l'onore di avere Peppe Barra nel mio disco, che canta insieme a me una canzone che ho scritto insieme a Mauro Spenillo. Ci sarà un duetto con Gigi Finizio, quindi il grande, davvero una delle voci più belle d'Italia, Gigi, e entrambi siamo molto romantici nel cantare, quindi sono poi curioso di farvi sentire presto questa canzone. E poi una piccola medaglia al petto, perché canterò con Mario Biondi, che è un artista internazionale, ma canterò in napoletano. Wow! E quindi è una grande operazione. Poi ci saranno altre canzoni inedite che canto da solo. C'è tanta musica, tanta Napoli, ma ancora l'apprezzamento e la stima, no? Di quella che è la musica internazionale, come stai appunto dicendo. E possiamo dire che questo è anche il momento della tua maturità. Andrea, io ti conosco, ecco, quando abbiamo presentato Abbracciami, no? Che poi diventa il successone. Da qui c'è stata un'evoluzione in un'ascesa strepitosa. Ma oggi chi è Andrea Sannino? Per quanto riguarda, per me è sempre la stessa persona che ho conosciuto quando ha presentato Abbracciami, e presumo che questo poi sia il segreto del tuo successo. Sei sempre impegnato, ma sei sempre rimasto coerente con te stesso, vicino al popolo, ai cittadini, sempre impegnato nel sociale. È così? Guarda, io spero che è così come hai detto, e spero che alla gente arrivi quello che hai detto. Andrea è lo stesso Andrea. Anzi, io amo sentirmi chiamare napoletano, André, che hai conosciuto tu qualche anno fa. È quello che, ecco, se deve fare la diretta stamattina e non era pronto perché in casa stanno facendo gli addobbi, non inventa scuse, la fa in cameretta dei figli. Quindi per me, tra virgolette, perché poi un'idea mia del successo, per me il successo non è quello in ambito lavorativo. Certo, quello di permettere di vivere meglio, di fare il lavoro che ami, però il successo è quello che uno ha interiormente, ha dentro di sé. Ecco, nel mio caso è la mia famiglia il mio successo. Se domani invece di fare una canzone che fa 60 milioni
di visualizzazione o vince il disco d'oro come ha fatto Abbraccio, ne faccio una che fa 100.000, dico sì, ci rimango male, devo impegnarmi, però non è la fine del mondo, perché questo è il nostro lavoro, non è tutta la mia vita è fatta di altre cose che compongono il successo personale. Ed è fatta anche di pubblico, è pubblico che ti ama, Andrea. Che è la cosa più importante di questo sogno. Noi, se siamo qui a parlare, lo devo a loro, perché c'è stata gente che un giorno ha deciso di mettere play sulle mie canzoni. Sei una bellissima persona professionalmente, ma soprattutto umanamente. Andrea Sannino, quello che ho conosciuto qualche anno fa, e io ti auguro davvero ancora maggiore successo, perché lo merito, perché sei talentosissimo. Grazie per averci fatto ascoltare. Ci rivediamo per l'album. Presto. Io senza Canale 8 non riesco a stare. Bravo. Lo presentiamo sempre da voi, va bene? Velocemente, a chi dedichiamo per sempre? Al mio papà, guarda, al mio papà che me l'ha fatta scoprire, va bene? Ciao, complimentissimi, ciao. Un abbraccio anche alla tua famiglia e buon albero di Natale. Ciao Andrea, grazie Andrea Sannino. E noi adesso andiamo ancora in collegamento direttamente dalla mostra d'Oltremare, la 14ª edizione di Farm Expo. Abbiamo la prima intervista, perché siamo proprio con il direttore di Farm Expo, ovvero Fabrizio Cantella, e con la nostra Rosa Alvino. Rosa, buongiorno, ben ritrovata. Grazie Mariù per la linea, siamo qui con il direttore di Farm Expo 2022, Fabrizio Cantella, ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Direttore, quali sono le novità per questa 14ª edizione di Farm Expo? Dunque, il Farm Expo quest'anno finalmente ritorna a splendere in tutta la sua bellezza. Abbiamo oltre 250 espositori in fiera, segno forte che, diciamo, la grande paura è passata. Ora il comparto farmaceutico ha risposto in modo compatto e le aziende sono venute da tutta Italia, anzi direi da tutto il mondo, vista la presenza di importanti multinazionali. In giornata aspettiamo diverse migliaia di farmacisti che si sono già accreditati sul nostro sito e hanno, diciamo, già dato conferma della loro presenza, e comunque se il buongiorno si vede dal mattino, già in queste prime ore la risposta è stata molto forte. Mariù, se hai domande per noi, il direttore si sta ascoltando. Sì, grazie Rosa. Allora, in realtà quello che volevo chiedere al direttore è proprio questo. Veniamo effettivamente da un periodo pandemico molto complesso. Abbiamo visto anche gli effetti che la pandemia per appunto ha causato, e parliamo però di comparto farmaceutico. Io volevo chiedere se il comparto farmaceutico oggi può essere e valere da traino per l'intero Sud, per il rilancio dell'intero Sud. Beh, in effetti questo periodo, che è stato molto complesso per i farmacisti e per l'industria farmaceutica, ha però rafforzato alcune delle caratteristiche specifiche di questo comparto. Quindi certamente la risposta sarà forte e sarà in grado di fungere da traino. Ora il canone energia si riflette sia sulle farmacie, che sono a tutti gli effetti dei servizi delle aziende, delle piccole aziende, che quindi devono affrontare come tutti le problematiche singole, ma si riversano ancora di più sulla produzione, perché sono grandi aziende che hanno costi energetici altissimi, quindi sono molti i tavoli che stanno affrontando questa problematica, e ci auguriamo di poter contribuire con la forza del reparto di portare una certa risoluzione a questo problema. Beh, grazie. Noi intanto, Rosa, ci troviamo fra pochissimo, sempre in collegamento con te dalla mostra d'Oltremare, proprio per seguire insieme la 14ª edizione di Farm Expo. Intanto ringraziamo il direttore Fabrizio Cantella per l'appunto intervenuto ai nostri microfoni. Ci vediamo fra pochissimo, pubblicità, restate con noi. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Vengo anch'io? Sì, tu sì. Ma perché? Perché risparmiare piace a tutti. Prova il parmigiano grattugiato Malga Paradiso da 100 grammi a 1,29 euro. Assapora la bresaola della Valtellina IGP da 80 grammi a 2,39 euro. E brinda con prosecco DOP Patosé da 75 centilitri a 3,49 euro. MD, buona spesa Italia.
E ora parliamo di teatro, ma soprattutto di un appuntamento da non perdere, perché al Teatro San Nazzaro andrà in scena sabato 26 novembre La Gilda, un progetto di Laura Marinoni e Alessandro Nidi, da La Gilda del MacMahon di Giovanni Tessori. A raccontarci di questo imperdibile show c'è proprio la protagonista. Buongiorno a Laura Marinoni, buongiorno, bentrovata. Buongiorno a voi. Dunque, allora, parliamo di teatro, della Gilda, ma soprattutto di un nuovo incontro, no? Per quanto riguarda lei con il teatro di Tessori, perché prima della pandemia stava interpretando La Monaca di Monza, dello stesso Tessori, quella tratta dai Promessi Sposi, e adesso invece l'incontro di Tessori avviene attraverso La Gilda. Sì, è proprio così. Diciamo che durante il lockdown ho immaginato un nuovo progetto che volevo fosse però molto allegro, per cui ho scelto un racconto di Tessori, La Gilda del MacMahon appunto, che è un ritratto di donna meraviglioso, tenerissimo, e con Alessandro Nidi, con cui collaboro da tempo, abbiamo proprio creato uno spettacolo che è una cavalcata musicale piena anche di canzoni e di musica appunto, ed è un gioiellino, è come tuffarsi nella Milano degli anni 50. Io sono milanese da generazioni, quindi per me Tessori e questo mondo fanno proprio parte del mio DNA, e sono molto felice di portarlo a Napoli. Napoli è una città a cui io sono legatissima, perché ho iniziato con Patroni Griffi, ero molto amica di Raffaele La Capria, Mariano Rigillo, Mastelloni, sono stati i miei compagni di viaggio, e quindi è un ritorno a Napoli con qualche cosa che mi appartiene profondamente. Sono sicura che il pubblico napoletano saprà apprezzare. Io ne sono più che certa. Beh, innanzitutto grazie delle parole di stima che ha per la nostra città, per Napoli, perché non è mai scontato. E intanto però io volevo proprio immergermi, no, anche attraverso lei nel ruolo, no, della Gilda, perché ricordava ambientato il tutto a Milano negli anni 50. Ritroviamo però una Gilda un po' diversa dall'originale. Quali le differenze, oltre al fatto che lei canterà? Certo, ma io sono stata molto fedele a Tessori. Semplicemente, siccome Tessori scrive con una lingua di una vitalità sconvolgente, che è già teatrale, pur essendo un racconto, certe cose basta passarle in prima persona e subito si è personaggio. La Gilda è una prostituta che però batte per amore del suo Gino, che è stato messo in galera e le ha promesso che l'avrebbe sposata, cosa che non farà mai. Per cui è il ritratto di una donna che non si arrende mai, ne subisce di tutti i colori, ma è sempre innamorata della vita, degli uomini, e quindi è una commedia, insomma, è veramente molto molto particolare questa figura di donna, che è una bomba atomica, nel senso che lei si chiama così perché è prorompente, è molto prorompente, molto sensuale, è un inno alla sensualità in un momento come quello del post-Covid, in cui ci siamo tutti raffreddati. E invece l'amore fisico è una cosa fondamentale, no? Proprio l'unione dei corpi e la gioia di stare insieme in un modo che forse in quest'epoca abbiamo dimenticato. È anche un personaggio molto romantico, nel senso, non esiste più la Gilda, non la possiamo più incontrare per strada, anche per questo io mi sono innamorata di lei. È un modo per farla rivivere, no? Per farla conoscere. È un modo per farla rivivere, e io che di solito, insomma, interpreto molti personaggi drammatici, invece sono completamente a mio agio in questa
in questa interpretazione, in questo ruolo. È una sciantosa, è una soubrette. Tra l'altro la sciantosa qui a Napoli era molto apprezzata, quindi ecco, questa potrebbe essere un'analogia, no, che possiamo ritrovare qui con il nostro teatro, nel ruolo che lei porterà per l'appunto nella nostra città, la musica è per l'appunto anch'essa protagonista, no, che ben fa da sfondo all'ambientazione e che, se da un lato serve a restituire sfogo, no, al personaggio, quindi in questo caso la Gilda, dall'altro lato ci permette di entrare con il testo nelle vere e proprie tematiche sociali che per appunto verranno affrontate. Sì, e poi ecco, mi preme dire che non c'è solo musica milanese, anzi io e Alessandro Nidi abbiamo lavorato anche a contrasto. Per esempio c'è un pezzo bellissimo di Monteverdi reso pop, oppure c'è una canzone di Leo Ferré meravigliosa, Il tuo stile, che io ho trovato perfetta nei momenti in cui è l'attrice che parla del personaggio, no? È un dentro e fuori continuo e Alessandro Nidi è un musicista strepitoso. Veramente sentirlo suonare non è una cosa che succede spesso, no? La rarità proprio del grande artista, insomma, per cui siamo solo noi, un pianoforte e tutta la passione ed un arrangiamento, esatto, la passione ed un arrangiamento singolare, anche questo c'è da dire, quindi effettivamente costruito ad arte per il pubblico ed è appunto imperdibile. Tra l'altro mi piace commentare con lei anche questo aspetto, perché la Gilda è l'emblema, no, icona, immagine di donna libera. E probabilmente oggi riportare in scena questo aspetto potrebbe essere fondamentale, se parliamo ancora di tematiche sociali, e soprattutto oggi, parlarne oggi, perché è una giornata particolare, è quella in cui ricorre l'anniversario internazionale per l'eliminazione della violenza di genere. Può essere in questo caso d'aiuto il teatro a sensibilizzare? Il teatro è d'aiuto sempre e comunque all'uomo, nel senso che è il luogo dove attraverso l'emozione si pensa, si riflette, si cresce. Quindi anche in questo caso vediamo una donna che si libera da sola, cioè che rifiuta il fatto di essere continuamente vittima per amore e trova la sua felicità proprio perché ha il coraggio di non arrendersi mai. E questo negli anni 50. Poi la figura della donna è cambiata moltissimo, ovviamente. Però questo è un testo molto sincero, che arriva diretto al cuore. Ha la potenza, la lingua di Testori, che comunque in questo caso non è milanese, ma è italiano, no? Con il mio accento milanese, perché è quello che ho imparato dai miei nonni, però la lingua di Testori ha un'autenticità, è prorompente, è veramente incantevole, ecco. È da vedere, uno spettacolo da vedere. Senta, vorrei commentare qualcosa anche per quanto riguarda la sua carriera. Prima ha parlato dei suoi compagni di viaggio, ricordando la nostra città, Napoli, dei vari punti di riferimento, però diciamo anche che lei da giovane ha ereditato una carriera importante dal 1984, perché ha lavorato con Giuseppe Patroni Griffi, poi con i più grandi, Giorgio Strehler e anche Albertazzi, per citarne alcuni, Gabriele Lavia. Che cosa le hanno restituito queste personalità nell'ambito della sua crescita professionale, teatrale e non solo, parlo anche di quella umana? Io devo dire che ho avuto la fortuna di incontrare quasi solo grandi maestri. Nella lista che lei ha appena ricordato manca Ronconi, mancano altri artisti internazionali e ho lavorato anche all'estero. Ognuno di loro mi piace pensare di averlo mangiato, ovvero c'è dentro di me la poesia e anche la diversità di ognuno di questi artisti, perché l'attore, e non solo l'attore, l'artista in generale, è una spugna, quindi
assorbe dei mondi poetici e poi crescendo non capisci più che cosa hai preso dall'uno o dall'altro, ma capisci che hai uno sguardo molto più ampio e molto più profondo. E la cosa di cui sono più fiera è che non mi viene mai a mancare la curiosità e la voglia di sperimentare. Per esempio, col canto, a un certo punto della mia carriera io ho deciso di fare questa sfida, e quindi l'opera da tre soldi e poi altri spettacoli anche con Alessandro Nidi non era assolutamente scontato, e cercare miei progetti personali che mettessero in luce anche la mia parte più brillante, più giocosa, e non solo quella che fortunatamente ho avuto durante tutta la mia carriera. Senta, bellissime parole, grazie di essere stata qui con noi. Io però vorrei con lei utilizzare la sua presenza, mi perdoni il termine, però è importante che attraverso lei, da donna in carriera, talentuosa, attrice, artista, possa aiutare le donne a denunciare gli atti di violenza in questa giornata particolare, proprio perché lei con la Gilda rappresenta l'emblema della libertà. Oggi le donne devono avere la possibilità di essere libere partendo dalla denuncia. Come dobbiamo fare per dire no alla violenza? Quello che posso dire è che non bisogna avere paura, soprattutto quando c'è qualcosa che veramente ci fa male, ci opprime. La donna ha una sensibilità tale per cui ha anche una soglia del dolore molto elevata, e allora a volte aspetta, subisce. Invece i segnali, se ci pensiamo, sono chiari da subito. Quindi non bisogna aspettare che le situazioni diventino tragiche. Dobbiamo parlare, dobbiamo confrontarci, dobbiamo chiedere aiuto subito. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a Laura Marinoni, ricordiamo, con la Gilda sabato 26 novembre sul palco del Teatro San Lazzaro, di cui è protagonista. Grazie davvero per questa splendida intervista. Grazie a lei. Grazie. E noi in realtà adesso andiamo nuovamente in collegamento dalla mostra d'Oltremare con un ospite con la nostra Rosa Alvino, Andrea Verniani. Allora Rosa, cosa dobbiamo raccontare al nostro pubblico? Grazie Mario della Linea, siamo qui con il direttore di Corman, direttore trend and marketing di questa azienda. Direttore, sei d'accordo? Io andrei proprio al cuore della sua azienda. Perché siete qui e qual è la mission di Corman? Allora, grazie dell'invito. Corman è un'azienda italiana che è alla seconda generazione, guidata dalla famiglia Mantovani. È una realtà molto presente sul territorio italiano. Noi siamo a Milano, ma come realtà operativa ci muoviamo in tutta Italia grazie alla collaborazione con oltre 11.000 farmacie sul territorio nazionale. Qual è la mission di Corman? La mission di Corman, come sta anche nel proprio payoff, è quello di valore della scelta, un valore che viene portato in quelli che sono i valori delle persone che lavorano all'interno dell'azienda, il valore dei prodotti e delle opportunità di soluzione di problematiche che portiamo verso i clienti, i pazienti, e anche il valore che portiamo nella collaborazione con la farmacia. Per cui, se posso sintetizzare in una parola, il valore di quello che facciamo. Per quanto riguarda la scelta del perché essere qui a PharmaExpo, direi che è un appuntamento tradizionale. Abbiamo un'ottima collaborazione sul territorio della Campania e delle regioni limitrofe. Abbiamo una forza vendita e un numero di farmacie molto importante che collabora con noi sul territorio campano, e soprattutto per quanto riguarda in questo momento un nuovo settore della nostra azienda, che è quello della telemedicina e della diagnostica, quindi per la farmacia dei servizi, la Campania è una delle regioni che ci sta dando le maggiori soddisfazioni. Mario, se hai domande per noi, ti ascoltiamo. Volevo chiedere al tuo ospite, tanti gli obiettivi finora raggiunti dalla Corman, obiettivi strepitosi, ma qual è il futuro che oggi si propone la Corman?
Allora, gli obiettivi raggiunti da Corman in 75 anni di storia sono molteplici, perché Corman ha una doppia anima, è un'azienda che è produttore ed è un'azienda che è distributore di marchi importanti. Per quanto riguarda la parte di produzione, gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di sviluppare una linea di assorbenti totalmente in cotone, gli unici presenti, possiamo dire, sul mercato, e diventarne uno dei player più importanti a livello mondiale, al punto tale che abbiamo una distribuzione in 56 paesi nel mondo e due filiali dirette, una in Cina e una negli Stati Uniti. Accanto a questo ci sono poi degli obiettivi importanti anche in termini di sostenibilità, perché ad esempio ormai da 4 anni abbiamo una nuova sede che si è sviluppata nel territorio nel quale l'azienda è cresciuta, che ha un impatto zero, dove sostanzialmente noi tutto quello che facciamo all'interno della nostra azienda non ha nessun impatto a livello ambientale, e questo l'abbiamo portato anche su quella che è una delle linee più importanti che portiamo in farmacia, che sono i nostri assorbenti con il brand l'EDP, che praticamente sono i primi assorbenti totalmente in cotone 100% biodegradabili e compostabili. Gli obiettivi raggiunti ci sono anche in tante altre aree, cioè essere diventati il primo player nel mercato della farmacia con il brand Omron per quanto riguarda i misuratori di pressione e i nebulizzatori, essere un partner che sta crescendo e scalando le posizioni del mercato della farmacia con il nostro brand MediPresteril, e poi un progetto recente che è quello della telemedicina, essere diventata negli ultimi 18 mesi uno dei soggetti più dinamici nel mondo della farmacia dei servizi. Gli obiettivi futuri sono tantissimi, però mi potrei dire concentrare sul fatto sicuramente di continuare a portare innovazione all'interno della farmacia, continuare a portare avanti una filosofia di una realtà italiana molto importante, e soprattutto dare ascolto alle farmacie, ai pazienti che scelgono le nostre strategie in modo tale da poter migliorare la qualità di vita dei pazienti. Beh, complimenti e buon lavoro, grazie Andrea Verniani, ma grazie anche a te Rosa, ci ritroviamo fra pochissimo in collegamento dalla Mostra d'Oltremare con te e anche i tuoi ospiti. Pubblicità, restate con Mattina Live. Quest'anno festeggia da MD con Lettere dall'Italia, la selezione di prodotti di alta qualità dedicati agli amanti delle eccellenze italiane, come il vero panettone con scorze di agrumi italiani, o quello ricoperto con gocce e scaglie di cioccolato fondente e cacao amaro, o come il pandoro fatto come vuole la tradizione. Incartati a mano li trovi solo da MD. MD, buone feste Italia! Matrimonio in vista? Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa, uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro. Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile. Hai una vasta scelta con più di 200 modelli per tutte le misure grazie alla nostra sartoria interna. Sarà possibile qualsiasi personalizzazione dell'abito. Punto Zero Sposa. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta. Oggi per noi ricorre una data molto triste, perché ricorrono i 2 anni dell'anniversario della morte della nostra leggenda Diego Armando Maradona, e per omaggiare questa straordinaria figura che unisce tra l'altro 2 popoli interi, ovvero argentini e napoletani, arriva nella nostra città uno spettacolo unico che per l'appunto va a collegare questi 2 mondi da sempre rappresentati ed uniti da Diego. E dunque parliamo di El Tango di Dieguito, il Dios della Pelota, uno spettacolo che sarà in scena questa sera al Teatro Trianon di Viale di Napoli e che per l'appunto vedrà protagonista il nostro ospite, il buongiorno a Diego Moreno, che tra l'altro sarà in scena in un dialogo particolare con l'attore Patrizio Rispo. Buongiorno Diego, come stai? Buongiorno, buenos dias. Buenos dias. Sto bene, oggi è un giorno, come hai detto tu, importante anche di riflessione, ricordando il grande, esatto, Diego.
da 2 anni ad oggi credo che siamo un po' più poveri, no, manca tanto, ma per tanti motivi magari ne diciamo qualcuno, non solo quelli del calcio, del gioie, che manca la persona, manca la generosità, manca l'affetto, manca quella presenza, no, che comunque c'era, si è fatta sempre sentire, manca a tutti quanti noi. Oggi per omaggiare Diego questa sera va in scena al Trianon per appunto il tango di De Guito, un racconto speciale che però unisce questi due popoli che hanno in comune la leggenda di Diego Armando Maradona, napoletani e argentini. Sì, poi io amo questa parola ponte, anche perché dà un senso alla mia vita. Io sono nato a Mar del Plata, ma da 30 anni, grosso modo, mi sento un flegreo, un napoletano d'adozione, quindi con questo tango scunnizzo, insieme a Paolo Romano, insieme a Patrizio Rispo, che saluto e che ti saluta, abbiamo cercato di plasmare un omaggio festoso, se vogliamo, anche insomma allegro, dedicato a Diego. Diego che io ho incontrato più volte, col quale ho fatto una chiacchierata di più di un'ora, quindi ecco, a distanza di tanto tempo mi sento privilegiato di averlo, di aver parlato con l'essere umano, non tanto col personaggio, e da lì partiamo, insomma, dalla difficoltà di essere un dio in terra, in qualche modo, come diceva Galliano, il più umano degli dèi. Il più umano degli dèi, esatto. Eh sì, eh? E quindi è lui che in qualche modo non era per niente facile essere Maradona. E noi raccontiamo in musica, partendo da Piazzolla, arrivando, ecco, si vede qualche immagine. Non Piazzolla, prima hai detto è un tango scugnizzo, no? Io vorrei proprio immaginarmelo anche un po' danzato. E devi venire allora scugnizzo. Stasera. Sì, assolutamente, abbiamo una coppia di ballerini, wow. Fernando e Fortuna, insomma io da un po' di tempo porto questo connubio tra... Esatto, allora diciamo anche al pubblico, quali brani ascolteremo, quali canterete, che cosa dobbiamo aspettare? Non voglio spoilerare molto, ma sicuramente qualcosa, partiamo da Piazzolla per arrivare a Salvatore Di Giacomo, quasi in un viaggio di ida e volta, di andata e ritorno tra Buenos Aires e Napoli, tra Sorrento e Mar del Plata, che tra l'altro sono gemellate, io saluto sempre i sorrentini, e insomma ecco Patrizio che racconta, e poi va detto Patrizio, Paolo Romano, Patrizio Rispo e io abbiamo scritto, più Paolo Romano ovviamente, i testi. Poi ho avuto due regali meravigliosi, Antonello Perillo, che racconta una cosa che non posso spoilerare, perché sennò cosa venite a fare, una cosa unica che non ha raccontato in 30 anni, tutti lo conosciamo in qualità di caporedattore della RAI, e Maurizio De Giovanni, una firma che mi ha regalato questo finale, quindi io lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. Esatto, e che salutiamo. Tra l'altro, ecco, Diego, raccontiamo anche al pubblico come nasce anche questo incontro con Patrizio Rispo, ma soprattutto l'idea di mettere in scena proprio l'anima di Diego, ecco, l'aspetto, quello più vulnerabile, probabilmente quello fragile, quello molte volte criticato e anche condannato, ma quello per il quale poi lui oggi è ancora amato da tutti quanti noi, a 2 anni di distanza dalla sua morte. Sicuramente. Diego però c'è da dire una cosa abbastanza subito, cioè non voleva essere esempio per nessuno, a suo malgrado lo ha dovuto lui essere, era così. Per la quantità di riflettori sulla sua vita da quando aveva 16 anni, pensa Mario, non stiamo parlando di una vita semplice. Cerchi Sbiallo, il suo biografo, Ernesto Cerchi Sbiallo, un libro meraviglioso, cioè, ma voi vi credete che vi sia un Maradona? Almeno c'è una decina di Maradona, vabbè, però stiamo parlando dello spettacolo. Allora, e lì raccontiamo tante cose in parole, in musica, e raccontiamo, ecco, le gioie che ha dato noi, perché è fondamentale questa frase che dice: non è tanto ciò che lui ha fatto della sua vita quanto ha dato a noi al mondo. È perché vero. Stiamo parlando di milioni, non solo voi napoletani che lo amate quasi o forse di più di noi. Esatto, argentini. Io voglio, Diego, voglio entrare proprio nel merito di questo, magari utilizzando proprio la tua persona, perché tu ti senti un po' napoletano d'adozione, un po' scugnizzo, no? Sì. L'hai detto tu prima. Enzo De Caro permetto mi ha battezzato perché... Tanghizzo, o Tanghero un po' scugnizzo. Ti permetto perché l'hai detto tu, però sì. Il fatto che effettivamente Diego sia stato amato da tutti quanti noi, ma soprattutto da noi napoletani e dagli argentini. Però l'hai detto anche tu, c'è qualcosa, quel quid in più qui a Napoli, per cui c'è una maggiore venerazione da parte dei napoletani, c'è quella fede fino alla fine, quel volerlo difendere, costi quel che costi, a prescindere, senza se e senza ma. Perché secondo te? Beh, la frase "chi ama non dimentica" abbastanza conclude tutto quanto, però credo che si è trovato, lui ha voluto, io conosco José Alberti, che è stato colui che ha gestito dal Barcellona il passaggio dal Barcellona al Napoli, e mi raccontava, lui voleva comunque venire qui. È chiaro che nella chiacchierata di un'ora che ho avuto con Diego, io l'ho incontrato ore
prima delle ore, intendo giorni prima della sua partenza, che fu rocambolesca, un sì. po' insomma di notte quasi scappata, ed è molto triste questa cosa. E lui era amareggiato, però sempre con questa parola però ritornerò, e l'ha detto infinità di volte, lui si è sentito assolutamente a casa. E tante persone, tra cui Rudy Chernikov, un comico, un attore che è stato amico fraterno di Maradona, ha detto se fosse vissuto qui a Napoli non avrebbe fatto, però la storia, la fine che ha fatto in solitudine, questa è una parola che fa male, è tristezza, che fa male, profondamente se tristezza. Solo pensiamo al compleanno dei 60 anni, insomma non voglio dilungarmi, però ecco, noi cerchiamo di elevare una pregaria, no? Una preghiera per Diego in musica, in parole, e lo faremo appunto dal Teatro Trianon, che meglio che quel palcoscenico di Napoli, Forcella, dove si respira napoletanità, come dico, io sono in prestito, sono un portatore sana napoletanità. Sei... E però Patrizio, essendo, mi dicevi, il personaggio, come è nato? È nato che io conoscevo Patrizio, tutti lo conosciamo per la sua fama, la sua eccellenza come attore, però il personaggio ha superato la realtà, perché Raffaele, il personaggio che rappresenta in Un posto al sole, è più maradoniano dei maradoniani, per cui non poteva che essere lui a venire insieme a noi in questo viaggio. Beh, noi ti ringraziamo perché ci sei tu, no, a ricordarci questa sera Diego, sì. E ancora una volta l'amore, no, di guardi Diego, ma attraverso la tua persona ci permetti di unire in questi due popoli, napoletani e argentini. E non è una frase fatta, io ti ringrazio, no, davvero. No, sono io che ringrazio voi. Grazie per ricordarci Diego, e ricordiamo lo spettacolo, stasera è il tango di Dieguito, il dios della pelota, per omaggiare Diego Armando Maradona, protagonista il nostro Diego Moreno, in scena, in un dialogo con Patrizio Rispo. Grazie davvero. Grazie, viva Diego. Grazie a te. Noi adesso siamo ancora alla Pharma Expo, la 14ª edizione, in collegamento con la mostra del Tremare, con la nostra Rosa e con un suo nuovo ospite. A te, Rosa. Grazie Mario, sì, siamo ancora qui a Expo 2022 con Sì Mario, siamo ancora qui a Farm Expo 2022, abbiamo Alessia Secci di Corman, manager, project manager dell'azienda. Tra le tante novità c'è una piattaforma in particolare che dobbiamo comprendere, ci dici di più circa Click Salute? Certo. Click Salute è il nuovo progetto di Corman. Corman entra nel mondo dello sviluppo del point of care nel 2021, inizialmente soltanto con un primo dispositivo per l'analisi su sangue, successivamente sviluppa in collaborazione con delle aziende leader nel settore mondiale della telecardiologia una piattaforma che si chiama proprio Click Salute, che consente di gestire a 360 gradi tutti i servizi all'interno della farmacia, in particolar modo per ora abbiamo integrato il dispositivo di analisi su sangue, che è un dispositivo anche questo di un partner mondiale nella diagnostica di laboratorio, e dispositivi di telecardiologia che consentono proprio anche alla farmacia di entrare, di mantenere un contatto diretto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con il paziente, consente anche di effettuare delle prenotazioni, quindi veicola le informazioni tra il paziente e la farmacia, consente anche di, qualora anche il Servizio Sanitario Nazionale sarà pronto, di integrare le informazioni di tutti gli esami effettuati all'interno delle farmacie anche sul fascicolo sanitario elettronico, e questo ovviamente rappresenta una grande opportunità e un'innovazione, sia perché per il farmacista è una grande fonte di innovazione, di revisione del proprio ruolo, e sia anche perché la farmacia dei servizi permette proprio alla farmacia di sviluppare i servizi al suo interno proprio a favore della territorialità. Questo è il motivo anche per cui nasce Click Salute e la sua completezza. È una piattaforma che viene sempre, ad esempio a gennaio lanceremo un nuovo dispositivo integrato che permetterà di ampliare ancora di più la gamma dei servizi offerti in farmacia. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie a te Rosa, al tuo ospite. C'è insomma la Pharma Expo, la 14ª edizione, noi invece ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con Mattina Live. Hey.
Cerimonia? Evento importante? Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49. Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure. Punto Zero, punto e basta. Si potrebbe andare da MD a fare la spesa. Vengo anch'io? Sì, tu sì. Ma perché? Perché risparmiare piace a tutti. Prova il parmigiano grattugiato Malga Paradiso da 100 grammi a 1,29 euro. Assapora la bresaola della Valtellina IGP da 80 grammi a 2,39 euro. E brinda con prosecco DOP Padosé da 75 centilitri a 3,49 euro. MD, buona spesa Italia. Eccoci qua, cucinando con MD, con Super Chef Ferio, che è già qui, chef, ciao, buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Dunque, pronti per cucinare una nuova entusiasmante ricetta? Ci sono tanti ingredienti golosi che possono sicuramente piacere. Il pesto, oggi... Il pesto che ci servirà come ingrediente per impanare, quindi sarà la parte umida per impanare questi bocconcini di pesce spada, che abbiamo soprannominato oggi questa ricetta rocher di pesce spada. Ah, rocher! Perché? Perché usiamo il prepago come abbiamo usato l'altra volta, quindi un pane croccante, e il rocher, quando lo mangi, è croccante, facciamo la pubblicità alla rocher, no? Quindi è croccante, bello, e cerchiamo di fare una forma quasi sferica, se ci riusciamo. La zucca ci fa da accompagnamento, da contorno, quindi la faremo semplicemente grigliata. Tu sai, no, come si fa la zucca grigliata, Mary? E semplicemente si taglia a fettine e poi griglia. Dopo averle tagliato si griglia e poi quindi si inserisce un po' di olio, magari, non so, un po' di aceto di mele. Signori miei, è diventata bravissima, aceto di mela, perché è meno aggressivo, quindi si fa molle più difficilmente, no? Quindi la nostra zucca la mettiamo lì a riposare, okay, e ci andiamo, quindi a tagliare primo step i nostri è stato bocconcini. Fatto. Esatto. Andiamo avanti. Puliamo per bene il nostro pesce spada, lo liberiamo da tutte le rischette che c'ha, no? Quindi facciamo dei bocconcini. Sì. La cosa ideale sarebbe quella di tritare il pesce spada e fare delle polpettine, che pure è buona come idea. Esatto, in quel modo, ecco, da lì nasce il nome rocher di pesce perché spada, perché in realtà anche il pane paco un po' restituisce l'immagine del rocher, no? Quindi proprio come idea di fogliolina, brava, che brava, va a cospargere in questo caso il pesce spada. Nel caso volessimo però, chef, a questo punto il pubblico è curioso, e se volessimo veramente realizzare delle polpettine di pesce spada, come si procede? Allora, aggiungere al pesce spada appena tritato, lo lasciamo scolare per un qualche 10 minuti e aggiungiamo semplicemente un po' di pancarri sbriciolato. Quindi sbriciolato lo aggiungiamo all'impasto e ci andiamo a formare le polpettine. Logicamente le aromatizziamo con le nostre erbette, sale e pepe, e poi le impaniamo. Noi in un contenitore abbiamo messo un po' di pesto per dargli un effetto un po' diverso, no? A questi rocher, quindi anche un sapore diverso, più spinto, e andiamo ad impanarli singolarmente, vedi? Semplice. Quindi anche in questo caso è tutto arrostito, chef, giusto? Sì, Mary, senza aggiunti di grassi, andiamo solo a tostare in padella, usando un pesce spada fresco, quindi lo si può realizzare. Temperatura della padella, Mary? Mediamente elevata? Esatto, no, diciamo molto leggera, una temperatura molto leggera, quindi non aggressiva, vedi? Ecco qui, e abbiamo risolto.
Il pomodoro ci serve d'accompagnamento. Questo e qua, siamo in realtà pronti, quindi anche oggi un secondo piatto, protagonista il pesce che abbiamo più volte detto essere importante da, insomma, da mangiare almeno due volte la settimana per le proprietà nutrizionali che lo stesso restituisce, fa bene per appunto all'organismo, in una variante diversa come quella che oggi vi sta prospettando Chef Ferio, è facile la preparazione, gli ingredienti li avete conosciuti, non ci resta altro che replicare Carlo anche a casa nostra. L'abbinamento con la zucca si presta benissimo. Ho scelto la zucca, Mary, semplicemente per il colore, per dargli un po' di colore, ma possiamo anche fare una grigliata mista di verdure, quindi zucchine, melanzane, fare un po' di magari verdure alla griglia. Esatto. Alla griglia potrebbe essere un tris anche di verdure alla quindi griglia. Quindi ho scelto la zucca e un bel pomodoro al naturale, Mary, che andremo a condire semplicemente con del timo fresco, Mary, che ci servirà da pulisci bocca dopo aver mangiato questi bocconcini di pesce spada, perché hanno un sapore molto intenso, quindi alla fine ci andiamo a pulire la bocca con questi pomodori freschi appena tagliati e conditi, ne hai più, no? Come Dio comanda, quindi come in realtà poi piace, quindi ancora una volta è un piatto tra tradizione e innovazione, perché gli ingredienti sono belli presenti e in prima linea, così come il pomodoro che piace come gusto davvero a tutti. E poi abbiamo questa novità, questa innovazione che ci restituisce per l'appunto il pesce spada, che è avvolto dal pane pacco e che ci dà anche quell'effetto rocher, fa bene, ed è accompagnato in questo caso dalla zucca grigliata, ma mi piacerebbe proprio vedere nel piatto, magari lo potrete fare voi replicandolo nelle vostre case, questo tris di verdure grigliate. Esatto, abbiamo inserito, diciamo ai tre chef, la zucca, zucchine, melanzana e zucchine. E zucchine, sì. Io però ho arricchito questo piatto, ho alcune idee ancora. Allora, possiamo mettere sul fondo del piatto, dove andiamo ad aggiare i nostri bocconcini, il pesto banale dato per scontato, e quella era una soluzione. Io però ho realizzato, sempre dal ristorante, ho portato una bella crema di melanzane, semplicissima da realizzare, Mary. La mettiamo qui, vedi? Sì. Semplicissima da realizzare, mollica di pane, di melanzana sbiancata nel latte, asciugarla, mettere in cassatore con un cipollotto fresco e acqua, basta. Portare all'ebollizione, fare ridurre e frullare. Aggiustare il sale, olio e pepe, il gioco è fatto, quindi semplicissimo. E ho preferito la crema di zucca per dargli, ecco, abbinarla alla zucca, la melanzana, ci mancherebbe solo la zucchina per ecco, creare quel tris che tu hai appena elencato. Dunque, Chef Ferio, la cottura come deve essere? Perché comunque non abbiamo idea della tempistica. Una cottura deve essere lenta, vedi, altrimenti rischiamo di bruciare l'impanatura e questo non va bene, perché perdiamo un sacco di tempo nella preparazione, poi il perché andiamo di fretta nella cottura, mandiamo tutto a quel paese. Invece no, ci vuole una cottura lenta e parsimoniosa. Lenta e parsimoniosa. L'inizio della preparazione del piatto l'abbiamo visto, quindi abbiamo questo fondo di velutata di melanzana realizzata, come ricordava Chef Ferio, con latte, in realtà l'interno. Anche il latte, sì, se possibile, ma noi lo evitiamo nel caso ci fosse qualche commensale che noi non conosciamo. Chef Ferio è intollerante. Poi al tuo ristorante Mangiando sul Serio cosa troviamo di buono oggi? Oggi, dirti la verità, c'ho tante cose da fare, perché abbiamo lavorato tanto in questi giorni, quindi ci sta da rimpiazzare un po' di cose e quindi ci sta tantissimo da fare. A due passi da Vulcano Buono, posizionata strategicamente, il ristorante Mangiando sul Serio accoglie tutti quanti voi la possibilità di conoscere Chef Ferio, ma soprattutto di conoscere la cucina del nostro super chef Ferio, tutti i giorni qui solo per voi, per regalarvi tante curiosità ma soprattutto tanta bontà. Mary, questa può essere un'idea anche per le festività, no? Quindi creare un antipasto, un entrée, perché
fatto, impiattato sinuosamente tipo finger, potrebbe essere una bella idea per un antipastino, un in-entrée, un aperitivo natalizio veloce. Quindi si pone in parecchi. E ci piace anche questa volta. A parecchie sfaccettature. Un secondo piatto, ripercorri anche la tipologia di pesce che possiamo utilizzare in questo caso, pesce spada. Ma pesce spada, ma anche un bel tonno, un bel trancio di tonno sarebbe stupendo. In quel caso una cottura molto rapida, veloce, vivace, perché il tonno a me piace scottato, una tipo cottura tataki, quindi fuori più bravissima, cotta e dentro bella, vivace, cruda, e basta, semplicissimo. Sempre però con il pancapo, quindi mantenendo proprio la procedura. In alternativa al pane pago, se vogliamo un risultato sempre croccante, possiamo sbriciolare i colon flex. Quindi sbiciolare quelli là, ai 5 cereali o quella. E come aderiscono però, serio? Con il pesto in questo caso che ci ha aiutato? Esatto, ci aiuta il pesto, oppure facciamo una pastella molto leggera e andiamo ad imparare i nostri bocconcini. Buono anche Mary, oggi. Anche questa volta siamo riusciti, forse, spero. Anche oggi così? In questa grande avventura, no, che ci accomuna. Sicuramente, una bellissima avventura quella che ci porta, che dirti, in piatto tutti i giorni alle 12.50 minimal, con te. Però d'effetto comunque. Di grande effetto. Chef Ferio, il nostro super Chef Ferio, alle 12.50 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, con tante ricette insieme da scoprire, ma soprattutto da gustare e da replicare voi da casa. Se non volete, al ristorante Mangiando Sul Serio si fa prima, lo so, vi posso comprendere. Intanto grazie Chef. Grazie a te, grazie a tutti, un bacio e soprattutto buon appetito. Buon pranzo a voi e buon proseguimento di giornata. A presto, ciao, i miei bacini vari per voi. C'è un grosso motivo se c'è un lato nascosto, un sogno. La vita è semplice insieme a te e alle sue irresistibili offerte. Questa settimana, fino al 29 novembre, Balocco, Pandoro o Panettone da 750 grammi a 2,99€. Caffè Motta, kit da 50 cialde espresso a 5,89€. Kellogg's Special K, 225 grammi più 75 grammi in omaggio a 1,49€. Scopri il mondo ete su www.etesupermercati.it. Benvenuti nel mondo Healthpark, la tua sicurezza è la nostra priorità. In Healthpark, medicina, chirurgia estetica e bellezza si incontrano. Attraverso la nostra esperienza ti aiuteremo a scegliere tra i migliori servizi e professionisti della nostra struttura. Tutor e beauty specialist seguiranno il tuo percorso dalla consulenza al post-operatorio. L'unica struttura certificata per garantire un'esperienza al massimo della serenità. Per noi di Healthpark la continuità della cura è essenziale. Un centro specializzato dove puoi vivere in serenità i tuoi trattamenti di medicina e chirurgia estetica. Assistenza H24 e ausilio a 360 gradi nella scelta dei tuoi interventi o trattamenti. Healthpark, un approccio nuovo al mondo della bellezza, senza pensieri. Il Black Friday da Euronics Stufano ti aspetta! Un'occasione unica, con sconti da non perdere! Sony OLED TV 4K 55 pollici, tuo a €999. Acer computer portatile Aspire 3, tuo a €299. Xiaomi smartphone Redmi 10C, tuo a €129. Prima rata, dopo Pasqua 2023. Candy asciugatrice 9 kg classe A, tua a €399. Samsung smartphone Galaxy A23 5G, tuo a €219. Lenovo Flex 3 convertibile, tuo a €129. Il Black Friday da Euronics Stufano ti aspetta. Un'occasione unica, con sconti da non perdere. E non è tutto! Vieni nei nostri store e scopri il grande concorso Tufano VIP Premia. In palio, tre auto per very important person. Euronics Gruppo Tufano. Un mondo più avanti e pieno di sorprese.
Violenza sulle donne, Campania, dati shock. Già questa mattina la manifestazione all'interno della piazza Plebiscito di Napoli, il flash mob di sensibilizzazione al fenomeno in una tendenza che purtroppo è ancora negativa. Lo dicono i numeri ancora dell'ospedale Cardarelli. Il bunker della Camorra, rifugi con armi e droga, è accaduto con una maxi operazione promossa dai carabinieri di Napoli nel Parco Verde di Caivano e la cosiddetta zona della Bronx della provincia di Napoli. Trasporti a Natale sfuma, l'orario prolungato. Questa mattina all'interno dell'Unione Industriali di Napoli un incontro importante tra le grandi sigle sindacali e i dipendenti, purtroppo accordo non ancora trovato. Napoli caccia Traoré, Lozano in uscita, l'ex Barcellona sempre più vicina alla squadra azzurra e Lozano invece in uscita. Buongiorno, ben arrivati all'appuntamento con il nostro 8 News, puntuali 13.30 con il telegiornale di Canale 8. Noi partiamo subito con una diretta importante in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Lo facciamo attraverso lo spettacolo, attraverso uno spettacolo che racconta una famiglia celebre dell'Italia, del teatro di qualche anno fa, la famiglia Poli, due fratelli che hanno fatto la storia di questo settore, traendo però anche quello che è l'afflusso degli spettatori all'interno dei teatri, soprattutto del capoluogo partenopeo, attraverso dei numeri che però registrano una scarsa affluenza. Andiamo subito fuori al Teatro San Nazzaro di Napoli con Oscar De Simone, che è in compagnia di un ospite che è ideatore, conduttore, attore, regista di uno spettacolo. Eccolo qui, li vedo subito nel monitor di ritorno, belli, sorridenti, ci fa piacere, parliamo di uno spettacolo, ma parliamo anche della tendenza che il teatro sta assumendo da tanti punti di vista oggi, Oscar. Hai assolutamente detto tutto tu, Claudio. Noi siamo con Pino Strabioli, uno dei volti assolutamente più noti del nostro panorama televisivo e non solo, oggi anche in veste di autore, di regista di Sempre Fiori, Mai un Fioraio, un omaggio a Paolo Poli. Insomma, uno spettacolo che ritrae uno degli autori più importanti dello scorso Novecento. Beh sì, una figura fondamentale, secondo me, che non fa parte soltanto della storia teatrale del nostro paese, ma proprio della